se così lo fate. Non è passato inosservato il blitz della polizia questo pomeriggio intorno alle 15.30 alla stazione ferroviaria di Fano. Gli agenti del commissariato, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, hanno controllato decine di persone insieme al reparto prevenzione crimini di Perugia. Non è una novità, infatti, che quel luogo sia considerato da anni una delle piazze principali di smercio della droga e un punto di ritrovo per i pusher. Per questo motivo i poliziotti portano a termine operazioni costanti finalizzate alla prevenzione e alla repressione di reati in materia di stupefacenti. Non solo Spinelli, ma anche cocaina ed eroina, che sempre più spesso vengono consumate dai giovanissimi e che purtroppo anche nella città di Fano hanno provocato dei casi di overdose. Arrivati con 4 pattuglie a sirene spente, gli agenti hanno eseguito un'operazione lampo nel sottopassaggio, nella sala d'aspetto, lungo i binari. Alcune persone sono state sorprese con dello stupefacente e 2 giovani magrebini sono finiti nei guai. Uno di loro, sui 30 anni, è stato accompagnato in un centro di identificazione ed espulso. I controlli straordinari sono continuati nelle vie del centro storico e in periferia con l'obiettivo di contrastare i furti, ma proseguiranno anche nei prossimi giorni.